Buongiorno a tutti amici, bentornati in un nuovo video. Oggi è martedì e domani è festa. È una settimana che non sono riuscita a registrare per vari motivi. Soprattutto non sono stata bene fisicamente, tuttora oggi non sto molto bene, ma anche psicologicamente sono stata molto giù, molto, non sono stata in grande forma. E niente, però il pensiero ormai c'è sempre per i video, cioè non importa tanto, insomma, vedo che ho fatto delle amicizie, però devo essere sincera, non mi sta importando tanto le views, è proprio diventata una mia, un mio bisogno, non so, una cosa che se non faccio penso e dico mamma mia, non sto facendo video. Mi piace condividere con voi le cose, i miei pensieri, o magari cosa ho comprato, qualcosa che ho utilizzato che mi sono trovata bene e consigliarvelo, insomma. Ho notato in questa settimana che pensavo spesso, mamma mia, devo fare un video, che posso fare, cosa faccio vedere, che cosa condivido. Cioè ho visto che ci tengo tanto, non so, vabbè, meglio così almeno. In questo periodo un po' così ho qualcosa che mi un attimo, ecco, mi dà qualche motivazione in più, ecco, in generale. Dopodiché vi faccio vedere che ieri Patrizio ha comprato due cosine alla bambina, perché adesso sta prendendo il pizzo che trasporta tutto sulle sedie, striscia tutte le sedie a terra, che gli piace trasportare le cose avanti e indietro, ci mette sopra i papi pupazzi, come si fa che li vuole portare a passeggio. Allora le abbiamo comprate due scementine, giusto così, ora magari vi faccio vedere. E niente, quindi adesso niente, veramente sono stata anche giù perché sto un po' il telegiornale, o comunque non mi escono le notizie sul telefono, sto vedendo tante cose veramente brutte, tipo la tragedia della Funivia, quella Stresa, dove magari sono morte bambini piccoli, famiglie giovani, ed era una morte che si poteva evitare perché onestamente se quegli imbecilli non avessero messo quella forchetta per togliere il sistema frenante, non sarebbero morte quelle persone, perché questa cabinovia aveva un problema che spesso e volentieri si fermava. Loro hanno evitare di farla fermare, perché evidentemente se si fermava c'era un problema, no? Quelli, per non farla fermare, hanno levato il sistema frenante. Quindi praticamente i cristiani, arrivati quasi alla fine, evidentemente è uscito il problema che alla funivia, no, che si fermava, solo che stavolta senza il freno d'emergenza è cominciato ad andare a tutto gas lì indietro, e all'improvviso è volata. È una tragedia. C'è solo un bimbetto in vita. Poi ho visto altri video tipo della Libia, di quelli che insomma che sbarcano, che c'erano i corpi di un neonato, una bambina, tante cose, insomma, pur non volendolo, pure quella mamma che si è suicidata, si è impiccata lei e la figlia di 13 anni, cioè io credo che veramente siamo impazziti, queste cose veramente buttano giù di morale, a volte mi fanno apprezzare molto di più tutto, però mi mettono veramente angoscia tutte queste situazioni, queste storie che poi succedono ormai continuamente, come quelle due ragazze che non mi ricordo dove, in macchina all'improvviso è sbandata la macchina e sono morte sul corpo, no? Cose proprio ne stanno succedendo una dietro l'altra. Niente, ora vi faccio vedere il pensierino per la piccina. Vieni, buon, vai a vedere che ti ha comprato papà, vediamo. Ai, che cosa ti ha preso papi? Wow. La palla di Minnie. Allora mamma, hai visto che c'è un passeggino come il tuo, mamma?
di portare Ninni a passeggio. E c'è anche questo carrellino qua, non so perché te l'ha preso, vabbè, per giocare, perché lei adesso trasporta tutto, no? E allora si mette. Che cosa è, amore? Dai, vediamo, porta a passeggio Ninni. Dove vai, mamma? Porti Ninni a passeggio, amore. Ma sei bellissima. La palla di Ninni lì adora Ninni, non so se si accorge, se si vede. Oh, ma allora non porti a passeggio Ninni col passeggino, mamma? Sì. E dai, fammi fare una passeggiata, vediamo. Dai, vai. Brava, piccina, brava. Brava, fai per la passeggiata, dai. Porta alla Ninni, vai. All'indietro si va? Lalla. Oh, che brava. Niente, Lalli, noi ci aggiorniamo fra un po', io vedo di fare colazione, la casa fa schifo, perché essendo stata malata non sono riuscita a pulirla come il solito. A dopo. Ragazzi, questa è la mia colazione stamattina, mi sono alzata un po' affamata perché sennò di solito manco la faccio. Mi sono fatta un po' di latte schiumato col caffè e mi mangerò i miei pops. Ragazzi, ho fatto qualche acquistino e ci tenevo a farvi vedere cosa ho comprato, ma più che altro se qualcuno come me ha problemi di cellulite, ma anche cellulite... ciao amore, di cellulite ostinata, volevo consigliarvi ciò che sto facendo io, che già in 3 giorni si vedono i risultati. Allora, io ho preso i fanghi guam, insomma un mesetto prima dell'estate, mi preparo quasi sempre così. Allora, questi fanghi guam io li adoro, sono veramente per me ottimi, però forse si possono usare anche altri fanghi, eh. Dentro si trova una tabellina dove ti dice le settimane, la prima, la seconda, la terza, e ti dice insomma come fare in questo mese, come usarlo, dove i quadratini sono scuri sono i giorni che si fa, dove sono bianchi non si fa. Ovviamente quando sono bianchi ti consiglia di usare comunque una crema. Io la metto 45 minuti, mi metto la pellicolina, quella normale da cucina, e ne ho fatti per 3 giorni, oggi è il 4º giorno, quindi oggi andrò di crema che mi è arrivata ieri. Sono ottimi, senti calore, vedi i risultati, io già vedo i primi risultati, quindi immaginate in un mese come siamo wow, a prescindere proprio dalla pelle, che la vedi tonificata, levigata, sono magnifici. Io sto seguendo questo percorsino qui e vedremo un attimino come andrà. Io ho preso cellulite radicata e ostinata proprio per prendere uno dei più forti che ci sia, poi ci sono vari tipi comunque sul sito, per chi è delicato, per chi ce ne sono tantissimi. Dopo ho preso sempre della Guam questi patch, pancia e fianchi. Questi non so se sono effettivamente che funzionano o no, io l'ho usato per 3 giorni, oggi userò il quarto, vedremo un attimino, ancora un po' di pancetta. Insomma, hanno comunque alga e guam, turmalina minerale, hanno raggi infrarossi lontani, non capisco bene, ma io lo sto provando. Sono 8 all'interno e fra questo e questo, se non mi fate dire una chiacchiera, ho pagato forse 80 euro, una cosa del genere. Poi ovviamente loro ti danno i loro campioncini. Ti danno i loro campioncini, qui abbiamo trovato uno scrub all'acido ialuronico, che c'è amore un attimo a mamma, uno shampoo ristrutturante, una crema corpo arancio, mandarino e legno di cedro, e un burro corpo fondente a elevato potere nutriente rassodante. Queste sono tutte cose che comunque io qui provo e che mi piace provare, perché se mi trovo bene compro, anche se e c'erano anche questi due
due palline più un integratore che si mette con un po' di acqua e la crema, che praticamente è simile a questa che sto usando io, che ora vi faccio vedere. Quando i giorni bianchi che non devo usare il fango, loro ti consigliano questi, però io mi trovo bene con sfumatoline, quindi l'ho provata ma non mi trovo come con sfumatoline. Arriviamo a sfumatoline, eccola qua. Io ho preso lo snellente in 7 notti, però anche questo è effetto caldo. Anche di questi ce ne sono vari tipi, vari modelli, uno può praticamente fare tutto quello che vuole, sono tutte molto valide. Come vi ho già detto, in 3, 4, 5 giorni veramente vedete già i primi risultati. Quindi io, quando non devo fare il fango come oggi, perché questi mi sono arrivati ieri, uso sfumatoline. Ecco, questo qua è perfetto, veramente. Anche questo, wow ragazzi, se volete eliminare la cellulite fate questi due, o potete anche prendere la crema di guam, però io preferisco la sfumatoline, ed è veramente wow. Anche loro, Annessa, mi hanno dato i loro campioncini. Qui c'è uno scrub, poi c'è con sale rosa dell'Himalaya e olio di mirtillo, tutto naturale. Poi mi hanno dato un campioncino B-Oil e poi un volume Effect collo e décolleté ristrutturanti anti-age, che questo qua proverò volentieri. Nel frattempo ho preso anche, che non c'entra niente con la cellulite, però mi piaceva e l'ho preso, questo è un booster, insomma un siero all'acido glicolico, il 4,5%, sfoglia e rinnova la pelle ad azione detossinante. L'ho usato ieri, perché mi è arrivato ieri, ma vedremo come andrà. Era giusto, insomma, questo per provarlo, insomma lo faccio dopo che mi sono fatta la mia skin care mattutina o la sera, dipende. Poi ho preso, io mi trovo molto bene con una marca che si chiama Probio, siccome ho visto sul sito che praticamente erano usciti questi balsami, io ne uso tantissimi, specie d'estate, allora non ho resistito, li ho presi tutti e quattro. Uno mi sa che costa 4,99, 5 euro, insomma, uno. Sono di vari gustini, questo tipo per esempio del cocco, questo è il caramello, amore mio, questa è la pesca, e questo è anice e liquirizia. L'ho preso perché di solito io prendo le maschere da loro, che mi trovo benissimo. Questa è 130 ml, una maschera concentrata ristrutturante. Siccome ho decolorato i capelli, ho detto ora la prendo, e pochina, l'ho pagata tipo 10-11 euro. Però ragazzi, è molto molto corposa, quindi ne basta veramente poco e vi siete fatti la vostra bella impacco di maschera. Io mi trovo benissimo, ve lo posso consigliare, ve lo consiglio, però ovviamente tutto qui. Poi ho preso una matita, queste maschere della sempre Probio per le sopracciglia, lo scovolino è un brown molto scuro, veramente un po' più scuro di quello che immaginavo, quindi non so come andrà, però l'ho voluta prendere. Questa forse l'ho pagata 5-6 euro, insomma, in tutto qua l'ho pagato 10, 20, 30 euro, non ricordo. Anche loro mi hanno dato dei campioncini in pacco disciplinante capelli crespi alla passiflora da provare, un profumo in crema antiossidante con le décolleté, e questo che onestamente ragazzi non ho avuto il tempo, ma della Eteria, volevo vedere che cos'è perché non riesco a capire che cosa sia. Dopodiché, per la prima volta ho acquistato su Pimpanda, ho pagato 37,47 ed è una Mistrix Box. Vi faccio vedere velocemente, questa è la sua confezioncina, molto carina devo dire. Mia figlia sta combinando il macello, certo, brava, già non mi sento bene. Vi faccio vedere veloce cosa ho trovato dentro. Allora, mascarino che non ho aperto, questa è della Weibo, non l'ho aperto ragazzi perché già ce n'ho un paio aperti, onestamente a me non piace né averne troppi perché poi non li uso, né aprirne, non, comunque non usarli, sono una persona, quindi certe volte quando vedo certi video dove hanno 10.000 mascara e cose, non so neanche come facciano a usarli tutti, perché bastano un paio carini, insomma, e dovrebbe andare bene, quindi questo non l'ho aperto neanche per vedere lo scovolino, perché comunque per adesso ce l'ho. Poi ho preso un latte, cioè ho trovato King Natured cocco e chia, penso che sia una crema per i piedi, questa naturale, un prodotto vegano da provare ovviamente. Poi
c'erano questi pennellini qui, pennellino sfumature che sono sempre ben accetti, sembrano anche carine le setole, il colore giallo fosforescente molto carino, sono 4 e sono carini. Un attimo amore, un attimo. Poi c'era quest'acqua che è una semplice acqua idratante che si usa l'estate, io già ce l'avevo questa, che l'avevo presa nel mio negozio dove compri tocchio, ed è carina, sì, l'estate, specie al mare, molto utile. Poi c'era un rossettino Revolution matto, colore nude, ups, soliti colori che insomma si usano, almeno a me vanno bene e mi piacciono. Dopodiché, no amore, questo no, tieni, gioca con questi, guarda. Tieni mamma, mettiti le cremine. Poi c'era una base occhi, immagino, sempre della Weibo, un piccolo barattolino da provare. Poi una piccola palette che si chiama Ross, sempre della Friend per Revolution, ah, ecco, di Friend. Che carina, ed è così, si presenta così, carina, più che altro la userò per quando vado in viaggio, immagino, perché piccole, piccoline non ne ho. Poi comunque graziosi, i prodotti della Revolution sono abbastanza buoni. Poi c'era una bellissima maschera, sempre detox, alla cannabis. Yeah! Ci piace la cannabis. E poi c'era questo eyeliner, un eyeliner con l'unicornino qui carinissimo. E questo colore, che mi sembra un bianco perlato, brillantino, insomma, è da provare. Questo potrei aprirlo, perché ragazzi ancora neanche l'ho aperto, però giusto per vedere, sono curiosa. Sì, infatti è un brillantinato, guardate, non so se, ecco che non riesco a chiudere, vabbè, poi lo chiudo bene, ecco qui, è carino. Poi infine c'era un illuminante della Revolution, che non so se riuscite a vedere, ma è un panna brillantinato dorato, colori che a me onestamente stanno benissimo. E niente ragazzi, questi erano gli acquistini, ma più che altro ci tenevo a dirvi del fatto della cellulite, che se voi un mese prima di andare al mare avete dei problemini con la cellulite, piccoli ma anche più sostanziosi, se fate questa combinazione è wow, a dopo. Bene ragazzi, sono passata dal letto al divano. No. Noi abbiamo, per dire aia mamma, aia, per dire pranzato, un panino. Io sto ancora molto male con le gambe, non riesco a farle niente. Al contrario, mamma. Non gli dai, che papà sta dormendo. Zitta. Ecco. Niente, lì non accenna a dormire. Volevo vedermi qualcosa su Netflix, ma mi sta distruggendo la bambina. Niente, magari oggi non farò niente di chissà che perché sto male. Ho dato una mezza sistemata blanda, ma stanno giochi dappertutto. E devo lavare assolutamente a terra, meno male che domani viene mia mamma. Mi dà una manina. Bimbo grande non c'è. E niente, ci becchiamo dopo. Ieri Patrizio ho trovato degli alberi di ciliegie. E ora le stiamo pulendo, le sta pulendo. Sì, sì. Ne ho assaggiati un paio, sono dolcissime, bellissime. Sì. Ottima idea. Bene, noi abbiamo mangiato, Patrizio ha fatto la parmigiana e ora
sperando che la bimba si addormenti, noi ci vediamo nelle nuove puntate di Lucifer che sono uscite. Io chiudo qui il vlog, buonanotte e al prossimo video. Come dici tu buonanotte? Buonanotte, notte notte, come dici tu? Ah, qual è la tua? Come? Notte notte. Ivo, a te.